Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi proviamo questi slime che ho comprato da AliExpress ed sono quelli che vi ho fatto vedere in un video precedente agli acquisti. Se non ve lo siete visto, vi lascio qui nella il link. E questi qua li ho presi da AliExpress praticamente tipo a meno di un euro, se non ricordo male. Comunque vi lascio il link se lo trovo giù nell'info box. Però visto che da un po' di tempo sono arrivati anche nel mio cinesino, così è poco più grande, forse il doppio, e quindi insomma non vedo l'ora di provarli. Allora iniziamo da questo, che penso che sia quello lì più semplice, perché quell'altro dovrei inserirlo dentro, ancora non ho capito come fare. Allora, io è la prima volta che prendo uno slime, quindi non so come possa essere. Ragazzi, mi dà una sensazione bruttissima, cioè sembra è appiccicoso. Ragazzi, mi fa una brutta sensazione, non so come spiegarlo. Allora, è viscido da morire, è appiccicoso, però ok, non sporca, però quando lo prendi in mano, oddio che sensazione. Allora sì, appunto, lascia le mani untissime e tipo dovresti lavarle dopo, perché no. Profuma. Sì, profuma tipo, non lo so, di una cosa di tipo sapone. Non so come spiegare, però è bellissimo. Sì, però si anche rompe. Io vedo gli altri slime che fanno vedere, sempre gli altri canali, che dovrebbero essere elastici. Questo invece si rompe, ma poi si riunisce? No. Ragazzi, ha una composizione che non saprei dirvi bene. Non so se sentite. Sì, dovrei chiudere le finestre per farvi sentire, però non mi sembra il caso. Scricchiola un po', fa tipo effetto bollicine. Però praticamente più lo lavoro in mano, più si spacca e più non si riunisce. Quindi per elastico non elastico per niente, perché se si spacca tutto, quindi no. Adesso è diventata una poltiglia che sembra, non vi dico cosa mi sembra. Comunque, insomma, non è molto piacevole al tatto, ecco. A me non piace, quindi diciamo che non è proprio promosso. Si chiama Barrier o Slime. Adesso veniamo agli altri. Allora, questi qui nella foto, che se trovo ve la lascio da qualche parte, sulla foto c'era praticamente lo slime che usciva già dalla bocca. In realtà mi arrivava da separato, quindi dovrei andare a mettere questo tramite sempre la bocca e poi dovrei fare così e giocarci che esce. Ma che senso ha fare una cosa del genere? Penso che sia più appiccicoso di quell'altro, quindi magari se io faccio direttamente così vorrei riuscire a fare qualcosa. Secondo voi? Secondo me no, però ci provo. No ragazzi, sto combinando il casino. Oh mio Dio, oddio che schifezza è. No ragazzi, non ci siamo proprio. Cioè praticamente ne perdi tipo mezzo, però una cosa buona che è profumatissimo, almeno quello. Diciamo che ho cercato di metterla tutta e mi è anche uscita tutta di fuori, come volete ben vedere. Quindi adesso dovrei tipo fare così ed esce fuori. Ragazzi, che schifo è questa cosa. Cioè non esce fuori un bel niente, si è anche chiuso qua. Oddio, cioè non esce fuori nulla. Ah ecco, ok, aspettate. Cioè che senso c'ha, mi spiegate? Si è strappato, ok. Quindi in teoria devo fare così e ci esce così, è tipo vomita. Ma che schifo è questa cosa, è orribile ragazze. No, questo va urgentemente nella pattumiera, perché fa veramente schifo. Veramente.
in queste condizioni. Tra l'altro lo slime è veramente schifoso, ragazzi. Con queste mani così schifose io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto, anche se a me ha fatto un po' schifo, e continuo a dire che lo slime non fa proprio per me. O magari dovrei farlo io, ma non lo so se lo farò mai. Fatemi sapere se anche voi avete provato queste diavolerie. Vi mando un grosso bacio e come sempre ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Come spenga la fotocamera adesso? Con questo. Aspettate. Ciao.